C'è gente che colleziona francobolli, schede telefoniche. Voi femminucce cosa collezionate? Make-up, io colori. Ma anche te! Bene, direttamente da Arte per te, una fornitura di tè, me la puoi passare qua? Vediamo se c'è. Non la rompere! Facciamo fatta, ecco, una fornitura per un secolo di tè, per un secolo, non un anno, un secolo di tè. Neanche bene. Cinesi e giapponesi bene, insieme. Bene. Questo è un video che piacerà molto alle nostre amiche, che praticano l'arte del tè. Oggi vi facciamo vedere la nostra tea collection. Sì, noi non siamo collezionisti, ma lo siamo diventati per puro caso. Siamo accumulatori. Brava. Noi siamo accumulatori di tè, neanche lui. Lui no, lui è un accumulatore di camomille. Io sono un'accumulatrice di tè e tea sana. Come si chiama questo tag? Non è un tag, è un tea collection. Vi mostriamo la nostra collezione di tè. Vi facciamo vedere i tè che usiamo e vi consigliamo quelli più buoni. Ma da dove arriva questo video? Non lo so, l'ho visto in giro sul web. Brava. E l'ho visto fare da gente che ne aveva molto meno di me, quindi ho detto allora io sono un'espertona. Certo. Partiamo dal presupposto che noi viviamo a Catania, dove in inverno c'è una temperatura mite, tranne quest'inverno che nevicava. E vabbè, ma siamo sempre sui 12-14 gradi. Il nostro retaggio culturale ci tiene abbastanza lontani dal tè. Non voglio generalizzare perché adesso quella di Marsala mi scriverà sotto il video. Ma io no, bevo lo tè, sai che è una tradizione millenaria, noi producevamo tè sotto il bidet, ma non è bene. Dico Marsala per dire un paese della Sicilia, tanto per, potrebbe essere chiunque, qualunque paese. Nel senso che nella mia famiglia, e consultandomi con Gabriele, anche nella sua famiglia, d'inverno non c'è mai stata la cultura della tazza di tè, tranne che a ricevimento tipo arsenico. Non è vero questa cosa, noi alle 5, puntualmente alle 5, tutti i giorni, ci mettevamo sulla tazza, prendevamo la tazza di tè con il budino di riso. Io prendo il tè con il latte. Certo, io prendo il tè con il latte. Veramente che tu? Allora ragazzi, questo comunque per cultura del tè qua non ce n'è. In Sicilia, ragazzi, è da poco, almeno per quanto concerne la nostra esperienza, è da poco che si sente parlare di tè, è da poco che si possa avere una cosa di queste. Aspetta, falla vedere ai nostri amici. Sfido chiunque, qualunque nonna di qualunque posto della Sicilia ad avere una box come questa piena di tè, tisane e camomille. E noi non abbiamo solo questa, perché in Sicilia se vai al bar con le amiche e ti prendi il tè, la domanda è: A, freddo? B, ci vuole la granita? No, la domanda del cameriere. È quella domanda. La domanda del commensale è: A, ma che stai male? Bravo, non ci siamo messi d'accordo, giuro. B, sei a dieta? Cioè, da noi! E poi chi non c'è? No. C'è. Che sei, inglesi? Che cos'è inglesi? Inglesi, inglese. Chi fai inglesi? Brava. Ecco, da noi è prima domanda, che stai male tutt'oggi? Se mia mamma mi becca per casa alle 5 del pomeriggio a farmi il tè, ombrettina, che stai male? No, mi sto facendo un tè. Se al bar le tue amiche, almeno le mie amiche, me lo chiedono: se prendo il tè, stai male? Oppure sei a dieta? Perché da noi, se vai al bar, ti pigli una granita con una brioche, un pezzo di rosticceria, un arancino, una cartocciata, un babà, un che fa male, certo, questa cosa. Una coppa multipla di gelato, quattro strati, più panna sopra e sotto. Il tè non è, almeno per quanto concerne, ripeto, la mia esperienza, perché adesso verrò smentita, nelle corde di famiglia. È da poco, da quando c'è questa moda dell'Oriente, da quando c'è questa nuova conoscenza del benessere, del tè verde. Cos'è il tè verde? Prima c'era solo il tè star, buono più. In Sicilia la pubblicità del tè era stata storpiata così: il tè star buono qui e buono più, che significava... No, è tè in fre. Il tè in fre, buono qui e buono più, che significava che era buono qui per il cuore e basta. Cioè...
perché la pubblicità era buono qui e buono qui. Sì, basta, la conosco. Va bene. Basta, basta, e quindi. Quindi dopo per questo... noi fare una tea collection è un po' una stranezza. Ma noi non l'abbiamo fatta, l'abbiamo iniziata senza volerlo. Di contro, e lo dico per un'utilità nel video, molta cultura c'è in estate del tè freddo. Sì, sì, da noi, anche al bar in inverno, se tu chiedi un tè, loro immaginano che tu molto spesso, a meno che non ti portano la cartina Twinings, quella normale con tutte le tipologie di tè, che tu chieda un tè freddo. Ma aspettate, se venite in Sicilia, non pensiate che il tè freddo sia una bevanda dietetica, è una bevanda satura di zucchero in cui dentro viene messa la granita al limone. Quindi, o di mandorla. No. Anche di mandorla. No, io so di limone, la prendo, prendo spesso il tè, certo, la granita di limone, altre al limone, c'è, cioè, che non. Di contro, il tè del mattino, chi non prende il latte lo prende molto spesso, ma il tè del mattino è un'altra bevanda satura di zucchero in cui vengono inzuppati dei biscotti. Cioè, diciamo che non c'è l'uso delle 5 con il tè amaro da sorseggiare per assaporare tutte le vibrazioni tonali e aromatiche del tè. Vabbè. Quello è più sul caffè, qui da noi. Ma i nostri amici vogliono vedere la collezione. Ma nonostante ciò. La facciamo vedere questa collezione? Vediamo, allora, se interessa la scatola collezione. È in vendita innanzitutto... presso il nostro sito, Arte per Te. Guardate che bella scatola che ho. Se volete vedere il video di come l'ho fatta, cliccate sulla i col pallino e troverete la scheda del video relativo al canale Arte sì, per un attimo, Te. Scusate che mi il chiama. Mio altro canale. Bene, allora, bene, bene. Il bambino mi ha chiesto cosa ci fosse scritto qua sopra. Apriamola. Allora, box prima, inutile. Prima di addentrarci nei meandri della scatola, dirò ciò che ne è rimasto fuori. In questo momento è fuori dalla mia scatola questo, l'infuso di equiseto. L'infuso di equiseto biologico preso al bio sui 3 euro circa, di quelli che mi ricordo vi dico anche il prezzo, venduto in bustine monodose, così, e questa è della marca Il Giardino Botanico dei Berici, ed è una tisana che mi ha prescritto il mio nutrizionista da bere ogni sera, appunto, come dicevo, mo' di medicina, prima di andare a letto. È una tisana fortemente drenante, dal sapore gradevole. Sì, non sa di niente. Non sa, ecco, sa di poco. Io la bevo così, in purezza, senza nel scusate, zucchero. Un'altra chiamata. Con un buon sapore, quindi se cercate qualcosa di drenante e depurante, dal buon sapore, senza che sia troppo erbaceo, questa è la tisana che fa per voi. Ho altre tisanine sfuse, eccole qua, che tengo all'interno di questa bull, prese tutte in bioprofumeria. Ho qui il tarassaco, l'avete mai visto il tarassaco, ragazzi? Io la prima volta che l'ho preso mi è preso un colpo, perché il tarassaco, io non sapevo, essendo una polco colta, è, attento, è una radice, si presenta un po' come la liquirizia, bastoncini spezzata. La ragazza della profumeria mi aveva detto che era amarissimo. Devo dire che io, mettendolo in infusione insieme a delle scorzette di arancia candita, invece lo trovo gradevolissimo e lo bevo senza zucchero. Tieni, fai vedere questo. Poi abbiamo il simpatico Fitti Love True. Love Tea, pensavo amore love vero. Love Tea. Allora, buonissimo, però lo bevo poco perché dentro ha dei pezzi di cioccolato e in questo momento non io posso. È molto buono, costa un botto. A noi l'ho inviato Fitti e io, se dovessi, non lo ricomprerei. Perché? Perché io non amo gli infusi in polvere libera e i tè in polvere libera. Ah, non lo sapevo. Io prediligo la bustina, la perché bustina, a me bravo, tutte le cosine che poi sguazzano nella mia bottiglia non piacciono. Sì, perfetto. Non può mancare il classico Starter. Allora, tu commerciale. Ma questo è scaduto? No. Ah. Commerciale, dozzinale, quello che volete, ma per me il vero tè. Il tè che mi ricorda l'infanzia, quello che quando voglio un buon tè al limone spremuto fresco con lo zucchero mi faccio sempre volentieri, è il mio caro tè. Sono contento, veramente. Tra i tè. Hai qualche aneddoto da ricordare? Sì, raccontaci. Dai, raccontaci quello dell'estate, ti prego. Ai tè da supermercato è quello che preferisco per armonia di aroma. Bene. A te piace il tè star? A me non mi piace il tè, quindi nessuna di queste cose. La grande delusione arriva direttamente da io
OGT ed è la tisana Choco. Allora, ho comprato Choco Tea. Ambretta compra tutte queste cose che uno normalmente direbbe che stronzo, ma lei le compra. E lo sono, perché questa avrebbe dovuto essere... No, dai, che sta la moda, dai, dai, è novità, dai, dai. Poi, questa è una figlia di YouTube. Che è una figlia di chi so io? Su YouTube e su Instagram c'era il periodo in cui questa tisana passava come cioccolato fuso in tazza, zero calorie, non sa di niente, ha solo un retrogusto lontanissimo di fave di cacao. Non fave di niente. Allora, ed ecco qui che voi dovete seguire questi canali veritieri come il nostro, Dopolina K, dove vi diciamo che questo Yogi Tea non è buono, non è buono come non quello... è che non è buono, ci aspettavamo di più, perché è, quando fanno questi video con questa aspettativa così alta, sembra di bere cioccolato, ma invece è solo un tè. Raga, ma che cioccolato bevete voi? Cioccolato, sembra cioccolato. Di bere acqua calda con un retrogusto lontanissimo alla fava di cacao. Ma il cioccolato è altra cosa, a casa mia almeno. Sono rimaste solamente 5 bustine da tutta la confezione, ma fate conto che ce le ho da un paio d'anni e sono quasi in scadenza, quindi non è stato affatto uno dei nostri preferiti. Come con mia grande sorpresa, questo veramente ci sono rimasta male, non è stato di mio gradimento, sempre di YoGT. Io non amo le bevande YoGT, si vede. Questo orange e ginger. Mentre su quello ci poteva essere qualche margine di non piacimento, perché le fave di cacao in infusione di quello sanno, non è che possono avere il sapore di chissà cosa. Ginger ed orange with vanilla, essendo tre gusti che conosco molto bene e che io adoro, non mi aspettavo non mi piacesse per niente. Anche questo sta un pochettino al mio palato. Queste sono cose personalissime. Un po' di acqua sporca e punto. E anche un po' amarognola, secondo me. Non mi sono piaciute per niente. Se l'è bevuta di più lui. Sì, non me la ricordo però. Perché l'ha bevuta inconsapevolmente. Allora, quando la sera io faccio la tisana... Diciamo che secondo me i classici sono i classici, poi tutti questi abbinamenti. Altro flop allucinante che io pensavo fosse una cosa buonissima, invece è un... Dal mercato equo solidale arriva l'infuso di ananas. Acqua, anche se lo tenete in infusione tipo 12 ore, non cambia sapore. Ora ho comprato un'altra tisana per fargli fare una combo e vediamo se riesco a riesumarla. Ve lo consiglio? No. Comincio prima con i flop e poi vado ai top. Va bene, ragazzi? Buona, buona, buona della Twinings, invece, questa ribes nero ginseng e vaniglia. Un gusto più speziato, si sente il ribes. Ma tu come fai a ricordartele tutte? Perché le bevo. Brava! Cioè, perché io le scelgo. Tu invece te la ritrovi in tazza. È molto molto buona. Questa secondo me per il mio palato è consigliata. Fragola e mango? Sì, questa è sì, quando... Sì, questa gliela... sì, è buona. È proprio estiva, di quelle che voi prendete. La fate tutta, la mettete nella bottiglia e la mettete poi nel freezer. Che beve un po' zuccherate e questa è molto buona. Nella stessa linea, due senza infamia e senza lode, ve le faccio vedere assieme, sono queste. Il lemon twist non ci fa impazzire perché è molto limone non naturale, non dico chimico perché non è limone chimico, però mi sa di limone troppo strano. E questa fruit passion pesca, anche questo ha degli aromi molto industriali. Veramente wow. Io non so se siano industriali davvero, però il sapore da caldo non mi piace, fredde non le ho mai bevute. Un tè molto buono invece è il tè verde della Lidl, Lord Nelson, signore. Brava, dov'è Lord Nelson? È quello che ti dà... La Lidl. Quello è il generale Nelson, è un altro. Questo è un tè verde molto buono, dal gusto non troppo sfacciato, si fa bere amabilmente, sia con lo zucchero che senza. Sì, questo a me piace. Mirtillo puro. Questa invece è una tisana bio della Valverde ed è mirtillo puro con foglie e frutto. Anche questo un toccasana, sia per la microcircolazione sia per drenare.
È molto molto buono, il sapore è gradevole, io lo bevo senza zucchero, ma anche dolcificato deve essere, anzi dolcificato deve essere veramente veramente buono. Poi se avete dei mirtilli e li mettete dentro al tè, molto buono. Non immaginate che abbia un gusto spacciato di mirtillo, è appena il sentore, ma è buono. Andiamo al reparto Gabriele. Gabriele! Il reparto Gabriele continua con Lord Nelson, la sua preferita è lei, la Lord Nelson Camomilla. Sono buone, vero, queste camomille? Sì, sta di camomilla ancora. Vi faccio vedere anche la confezione interna, che questo, ho conservato la scatola, ho messo la scatola dentro la mia scatola, perché non possono essere selezionate singolarmente, perché il filtro è libero, quindi non è protetto da bustina, ed essendo così naturalmente non posso lasciarle in giro per la scatola, perché perderebbero tutto l'aroma. Devo dire che ha un buon odore di camomilla, di fiore di camomilla, ed è veramente veramente una buona tisana. Bravo. Questa è buonissima, questa è veramente la mia preferita. Molto più buona questa della Pompadour. È camomilla con semi di finocchio, perché è calmante e digestiva. Sì. È molto buona, due funzioni in uno, quindi vi aiuta nella digestione magari della cena, di un pasto un po' più pesante. Guarda, sono diventata un testa di bustina. E nello stesso tempo ha un sapore veramente veramente buonissimo. Ma mi raccomando, il top non la trovo più. Qual è? Top del top, secondo me, ma non secondo lui, è sempre Lord Nelson con la sua tisana anice, liquirizia e camomilla. Anche questa digestiva, anche questa, se non ricordo male, no, non contiene finocchio, ma contiene anice il 38%, il 24% di liquirizia, il 18% di camomilla, la cicoria e lo zenzero, ecco, forse per questo mi piace, ed è buonissima, un intenso profumo di liquirizie e anice mischiato alla dolcezza della camomilla. Tra le tre camomille, questa è quella che mi piace di più. Un'altra che non ho con me perché l'ho finita tutta è della Twinings, quella miele e vaniglia, camomilla, miele e vaniglia. Vi mettiamo qua la bustina, l'abbiamo avuta fino all'altro ieri sera, poi l'ultima me la sono sparata. No, ce l'ho! Quella! Eccola! L'ho trovata, questo che non vi dico bugie, questa è un'altra mia preferita, quindi diciamo che le mie preferite sono queste. Questa quando voglio di dolce, bene, di più da bambino. Buonanotte, perché qui la nota preponderante è quella del miele, si sente meno la vaniglia e poi subito dopo il miele si sente la camomilla, mentre quella la liquirizia si sentono molto i semi di anice, la liquirizia e da ultimo la camomilla, mentre Gabriele va più in purezza, a lui piace più quella col finocchio quella naturale, poi. Ma tutte e quattro delle camomille molto molto buone. Poi. Un'altra buona della Star sono le Sogni d'Oro anice e liquirizia. Vediamo, scusa, che c'è scritto qua dietro? Coccole della natura. Sì, ci sono anche tutti i metodi di procedimento. Buonissima, sia calda che fredda. Avete capito che mi piace l'anice, ragazzi, e la liquirizia, anche questa è buonissima. Non ha la camomilla dentro, quindi la preponderanza sono questi sentori freschi di queste due spezie fenomenali. Non ha la camomilla dentro. No, questa è digestiva, è una tisana digestiva. Ah. Ed è della Sogni d'Oro, come un'altra tisana molto gradevole al mate e guaranà è quella snellente della Sogni d'Oro. Per intenderci, hanno le stesse potenzialità che aveva il Fit Tea. Se io dovessi consigliarvi un sostituto del Fit Tea, vi consiglierei questo. Ora magari da Fit Tea si staranno rivoltando e si staranno intorcinando le budella, però se vi bevete dei beverozzi budella con questa, vedrete che l'effetto drenante è molto simile, così come anche
l'equiseto e il tarassaco sono fantastiche, così come anche il mirtillo. Sono tutti sostituti low cost rispetto alle più blasonate, magari Fitti o altre in commercio che non conosco. È un bellissimo video dove l'uomo è partecipe al 100, 200 e anche 300%. Poi andiamo avanti, ti prego. Un'altra, appunto, tornando al tarassaco, molto buona e che serve e che Gabriele prende spesso quando ha la febbre e non lo sa, è questa tarassaco e curcuma. Qui c'è la curcuma che è l'oro, ragazzi, è oro per il nostro organismo, e il tarassaco altamente depurativo e drenante. Veramente questa è una botta anche per il metabolismo, perché a quanto ho letto il tarassaco e la curcuma dovrebbero agevolare, insomma, la rigenerazione del corpo. Molto buono anche il sapore, veramente veramente gradevole. Adesso ce ne sono due nuove, di cui facciamo vedere anche la confezione. Alla Lidl ho preso della L'Angelica, del laboratorio L'Angelica, due tisane che mi sono sembrate spettacolari, anche perché l'infusione può avvenire anche a freddo, cioè non c'è bisogno che riscaldi l'acqua. Wow, veramente, è una notizia scioccante, ora posso dormire. Bravo, infatti c'è scritto qua, infusione in acqua fredda. Ho preso la drenante Anticel per l'estate che si avvicina, al gusto ananas e pompelmo, e qui io gioco il jolly e quando farò questa aggiungerò anche una tisana di pompelmo, così almeno gli diamo una botta di vita. Dopo ci buttiamo qualche cosa da fare. Non le ho ancora assaggiate, ma ve le faccio vedere, anzi se le conoscete fatemi sapere, con mate, ciliegio, meliloto, naturalmente ananas, pompelmo, finocchio, mela, ciliegio, ve l'ho detto, poi estratto secco di ananas. Deve essere molto buona. Veramente. Ma è una bustina o è un sacco? Cosa ci sono dentro i sacchi? C'è questa, aspetta che te la faccio vedere. Perfetto. E l'odore è molto molto intenso, un po' pungente. E poi quella senza cui non si può vivere, quella che la gente come me aspettava da tempo. Cos'è? Quella che noi respingenti alla melanina attendevamo con ansia. Cosa c'è? La tisana più utile del mondo. Cos'è? La tisana abbronzante. Non è che te la bevi e diventi nera, però è a base di carota e vitamina A, C, E. Lui mi guarda malissimo e ha ragione. Ma allora compri solo stranezze. L'ho presa perché ho letto gli ingredienti e deve essere molto buona al palato. Rosa canina, ortica, tè nero, che a me piace un sacco, carota, curcuma, ibisco, aroma naturale, vitamina C, vitamina E, acetato, beta carotene, che è molto utile, vitamina A, acetato. Ora, mi sembrava ottima, la cosa che fosse da mettere in infuso a freddo mi ha molto invogliato, perché ho detto, sai che faccio la mattina prima di andare a scuola? Infilo una bustina nella bottiglietta dell'acqua e almeno bevo acqua aromatizzata tutto il giorno, e magari mi favorirà poi quest'estate con la bronzatura oppure col drenare i liquidi. Questo ve lo feci vedere una volta, l'ho ricomprato più volte da quando me l'hanno regalato, lo devo conservare così chiuso. Questo tè è bellissimo ed è buonissimo. Questo io, ragazzi, lo bevo solo con il latte, costa un botto, ogni fiore costa intorno ai 3 euro se non mi sbaglio. Ma che cos'è sta pallina? E questa pallina in pratica è un fiore, se trovo la foto ve la metto qua, una volta ve lo faccio vedere, è un fiore che si apre nella vostra tazza ed è un vero e proprio infuso di tè meraviglioso, un sapore buonissimo, e questo tipo di tè vi consiglio di berlo con del latte, perché esalta la sua componente aromatica veramente tantissimo. È buonissimo, è un tè molto elegante da servire se magari aspettate persone, è qualcosa da far trovare, che oltre alla bontà del tè fa un tè spettacolare, sì, è bello sia se lo mettete in teiera trasparente che se lo fate aprire in tazza. Veramente stupendo. Lo facciamo vedere poi? Aspettate. L'infuso che in assoluto piace a tutti
tutti quanti. Non è blasonato, non è bio, è da supermercato, lo potete trovare tranquillamente, ed è lui, il papaya e arancia Bonomelli. Vi faccio vedere anche la confezione, purtroppo la confezione è piccolina, sono poche buste e se ne vanno con una velocità pazzesca. Quante buste sono? 10 filtri, ecco, contiene solo 10 filtri. Ragazzi, ma cos'è questo infuso? Anche senza zucchero è dolce, buono, è veramente spettacolare. Un euro e qualcosa di goduri allo stato puro. Ecco, se voi non siete tipi da tisana, se voi non siete tipi da tè caldo, come non lo ero io, e volete cominciare per bere un po' di più, perché poi tutti questi sono escamotage per introdurre, ti sta divertendo, vero? Sì! Anch'io! Non vedo l'ora di per introdurre preziosi micronutrienti, ma nello stesso tempo per anche bere di più, perché certo, questo è il fine ultimo, certo. E se siete stitici, se avete ritenzione idrica, se avete problemi magari intestino irritabile, un po' di gastrite, il bere fa solo bene. E allora, che dire, questo è quello da cui potete cominciare senza avere paura di bere una schifezza. Benissimo, è finito? Sì, è veramente un piacere aver fatto questo video. Basta cianciare, mettete sul fuoco una bella teiera e andiamo. Andiamo dove? Sì, andiamo a mettere il tè. E quindi, se anche a te è venuta voglia di budino di riso, allora questo video ha fatto il suo effetto. Aspetta, ho dimenticato, non me lo prenderò per non punire mio marito, ma ho anche il tè mate, quello verde in polvere. Che bello! Quello è molto buono, ragazzi, è nella confezioncina di latta, ce l'ho, e anche quello è un altro tè che è buonissimo con il latte. Io però uso latte vaccino, lo vedo in giro fatto con latte di soia, con latti vegetali, no. Bene, basta, ti prego, questo video è un piacere, è troppo un piacere, quindi basta. Ma tu hai capito il senso di questo video? No, non l'ho capito. Non fare sprecare denaro, sì, come ho fatto magari io. Come farà sempre lei. E quindi incappando su te che non hanno un sapore eccelso, e guidarvi verso quelle che sono le tisane e i tè più gustosi. Okay. Tra tutti, volete cominciare con poco? Andate alla Lidl, sono buonissimi e vedrete che vi troverete bene spendendo veramente una miseria. Perfetto. E quindi basta, noi ci rivediamo sempre qui per una ricetta questa volta, no? Per sulle questi vostre tavole. Sì. Ciao. Non ce la fa più, non ce la può fare, no.